Primo round dei play-out nel derby cittadino di Crema tra l'Aurora Umbriano e l'Oratorio Sabbioni, andato alla formazione di casa per 2-1 rimontando un gol di svantaggio. La gara è nervosa dal punto di vista emotivo ma molto corretta in campo e vede gli ospiti farsi pericolosi, Venturelli però anticipa Bussi. L'Umbriano risponde con due sortite offensive che trovano Benelli attento in uscita. Poco dopo lo stesso Benelli respinge di pugno una conclusione dal limite di Cantoni. Sull'altro fronte l'Oratorio Sabbioni ci prova dalla distanza ma l'eterno Poloni neutralizza. L'incontro si accende, Bussi di testa è pericoloso e successivamente Valdameri anticipa così Agosti. La squadra ospite è padrona del campo, Poloni in uscita di testa la Pfaff anticipa l'attaccante giallorosso. Ancora Poloni manda in angolo una rovesciata di Grazioli e poco dopo chiude ancora la saracinesca su un tiro di Bussi. La porta di Poloni sembra inviolabile sino al 44esimo quando un tiro di Mandelli deviato da Marino spiazza l'estremo difensore. 0-1. Nella ripresa Mandelli impegna ancora Poloni con un cross velenoso, l'Umbriano però non ci sta e poco dopo reclama un calcio di rigore per atterramento in area di Venturelli, ma il difensore umbrianese viene solo ammonito per proteste. La squadra di casa è comunque decisa ad impattare l'incontro, la punizione di Elotai è poco precisa. I Sabbioni si propongono in avanti, ma il gol di Cadregari viene annullato per fuorigioco. Al 15esimo Manzoni atterra Elotai e questa volta il direttore di gara, il signor Pappalardo di Crema, fischia la massima punizione. Torza con freddezza spiazza Benelli per l'1-1. Passano 5 minuti d'orologio e l'Aurora passa addirittura in vantaggio. Bertoli in contropiede supera Benelli per il 2-1. La reazione dell'Oratorio Sabbioni è rabbiosa ma si concretizza solo con un corner e con un cross di Mandelli fermato dalla difesa locale. A tempo scaduto Benelli anticipa Magro ed evita di peggiorare il passivo. Dunque le campane della chiesa salutano con gioia il successo di Marino e compagni, ma domenica prossima al campo d'Ossena per vedere l'Aurora della salvezza non bisognerà abbassare la guardia. Ai Sabbioni i ragazzi di mister Fusar Imperatore, cui serve solo la vittoria, giocheranno col coltello tra i denti per conquistare l'agognata permanenza in seconda categoria.